Ciao a tutti, io sono AleborGamer e vi do il benvenuto nella mia ludoteca. Nel video di quest'oggi vi mostrerò una partita completa a due giocatori a Insert Coin to Play, titolo facente parte della trilogia della Blue Collection, il nuovo progetto della Little Rocket Games, la cui campagna Kickstarter partirà il 18 maggio 2021. Prima di partire con il video, vi ricordo però che in descrizione potete trovare il link del mio video tutorial dedicato all'intera trilogia della Blue Collection. Ora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere una partita completa a Insert Coin to Play. Già partito. Allora, ogni giocatore prende un foglio che sarà il gamepad su cui disegneremo i tre livelli e una matita o un pennarello. Togliamo le due carte game over e mescoliamo le carte e dovremo dare 5 ad ognuno e ognuno dovrà sceglierne 3. Saranno i livelli che andremo a disegnare sul gamepad. E 5. Ogni figura ha il suo potere nel momento in cui andiamo a completarlo. Dobbiamo poi azionarlo subito. Allora, vediamo un po'. Allora, io ho scelto la ciliegia, l'astronave spaziale e il fantasmino. Allora, se completo la ciliegia mi fa mettere tre quadratini dove voglio. Se completo l'astronave spaziale, nel turno successivo posso disegnare tutte e due le figure e invece se completo il fantasma, l'avversario salta al prossimo turno. Poi qui invece c'è il robot dà una vita, quindi fa recuperare un cuore, l'astronave di nuovo l'ho già fatta io e poi c'è il Demon King che fa perdere una vita a me. Allora, adesso dobbiamo disegnare le figure sui nostri riquadri. Allora, adesso che abbiamo disegnato tutto, prendiamo le carte, le mescoliamo e divido in due mazzetti da 15. Ogni mazzetto mischio all'interno la carta game over e li piazzo uno sull'altro. Quindi 2, 3, 6. 9, 12, 15, così e così. Mischio, quindi la carta game over può uscire nelle prime 15 carte e nelle seconde 15 carte, anzi 16, comunque la fa 16. Così e così. Allora, adesso si gira la carta. E si va a disegnare sul proprio gamepad uno dei due simboli. Ognuno inizia con tre monete e tre cuori. Allora, il quadrato. Ok. Facciamo così. Fatto. Sì. Ok, allora. Bello, mi piace. Le forme possono essere girate, ruotate e messe a specchio. L'importante è che la forma sia sempre quella. Allora, 3. E quello lì da 4. Che schifo. Se io faccio così mi chiudo. Se io faccio così no, vado da un'altra parte. Perché vorrei finire questa perché mi fa riempire 3 3 quadratini qualsiasi. Vabbè, senti, facciamo che vado da un'altra parte, vado qua. Così. Ok. Uguale a prima. Ah no, cambia solo quello. Allora, io uso questo e lo metto qui.
Ok. Bisogna sperare, quando, per fare questi, bisogna sperare che vengano delle carte che permettono di mettere i quadratini dove si vuole, tipo non queste. O se no bisogna rinunciare a disegnare, cancellare un punto vita e mettere un quadratino a piacimento. Allora io quello da 2, beh, lo metto qua, 2. Game over, perfetto. Quando esce la carta game over, se non sia completato almeno un livello, la prima carta game over, bisogna cancellare una. Un gettone. Perfetto. E riempiamo qua. No, 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 quello rimane così. Allora, questo mi piace, lo metto qua. Ok. Adesso per un po' la carta che muove ovviamente non uscirà. Schifo. Mettiamo qua. Così. Allora, 2. Qua. Così. E poi cosa è finito quello? Ah, sempre sta forma lì, stupida. Io la metto qua, così. Ok. Mi serve a me. Allora, questo lo metto qua, così. Ok. Quello cosa fa? Ottieni una vita. Vabbè, se finisci quello, tanto non sei piena, quindi la vita non la ottieni. Cosa faccio? Questo cosa mi fa fare? Non mi ricordo più. Ah, uso tutti e due i simboli. Vabbè, allora uso questa. La metto qua. Così. Ecco, questo qua ti fa fare o un quadrato oppure mettere due cubetti a caso. Quindi io i cubetti metto qua, li metto qua. Uno. Io ne ho finita una. I cubetti potevo metterli anche uno qua e uno qua. È finito quello, però non. Quello ti ridarebbe un cuore, tu non hai usato cuori, quindi niente. Però intanto sono 20 punti assicurati perché hai completato. Allora, alieno. Ah, io ho finito questa. Allora, ho finito questa. Questa mi dà solo 10 punti, però in questo giro posso disegnare tutte e due le forme. Fantastico. Finisco anche la ciliegia. Ah no, non la finisco la ciliegia, mi mancano quei due pezzi lì. Questi qua, ma no, non l'ho finita. Allora, posso mettere ancora la croce e la croce la metto qua. Così. Ok, mi manca da due e questa l'ho finita anche. Allora io riempio qua. Conviene riempire perché alla fine della partita ogni quadratino non riempito vale meno 1 dal punteggio totale che ha la carta.
Allora, se esce il secondo game over e non abbiamo concluso due livelli, ci togliamo ancora una moneta. Quindi, questa la metto così. Ok, speriamo. Non esce più uno da due. Io metto questa qua. Così. Vado. Un altro quadrato. Lo metto qua. Così mi rimane da uno. Così metto qua. Mi è tutto lungo qua, non lo finisco più. No, appena detto. No, però io l'ho fatto apposta perché io questa qui la posso infilare di qua. Ops. Così. A un certo punto cominceremo a usare un sacco di cuori. Non escono più queste da due, però. Questa la uso qui. Ok. Oh, due cubetti dove si vuole, chiudo la ciliegia. Allora, Io chiudo questo. la ciliegia mi fa mettere tre quadratini dove voglio. Mi faccio 1, 2 e 3. E il tuo cos'è? Ah, Dopo uso tu usi due. tutti e due i simboli, se non esce il game over. Allora, io posso usare solo questo, perché questo non lo posso mettere. Quindi lo metto così. Allora. Vi ricordo che la partita finisce quando abbiamo un giocatore completa tutti e tre i livelli, non ci sono più carte da pescare, un giocatore termina gettoni e punti vita, oppure se esce la carta game over non si possono più utilizzare i gettoni, ma in questo caso non può accadere. Ecco qua. Allora uso altri due, uso di nuovo questo. Lo metto due qua. Così. Ok, io adesso decido di non disegnare questi due, tolgo una vita e metto l'ultimo pallino. Allora, io non ho finito perché non mi sono accorto che qua manca un pallino, quindi praticamente ho ancora un turno. Ecco qua. Io in questo turno però ho finito. Cancello un altro cuore e chiudo definitivamente il fantasma. Ecco qua. E tu devi fare uguale. Ok. Allora, siccome io ho terminato i tre livelli, la partita conclude e si può contare. Allora, mettiamo via queste. E qua ci sono, oltre che la scheda di riferimento sugli effetti, ci sono anche i punti. Quindi la ciliegia mi dà 10. Questo mi dà 10 e questo mi dà 30. Ho una matita che scrive male, questa è cancellata. Allora sono 10, 20, 50, 53, 56, 57. Hai vinto di un punto.
57. Tu? 48, 50, 56. Va bene. 57, 56.